Il pronto soccorso di Vieste è al collasso e questa è l'accusa che è stata mossa da un comitato civico cittadino finalizzato a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica circa la crisi in cui versa una delle strutture più importanti del Gargano. Sotto accusa è la ASL Foggia. Gli elementi che scaturiscono la protesta derivano dal fatto che vi sono una serie di disservizi, dal ticket alla connessione a internet, dalle prenotazioni ai reparti di ginecologia, diagnostica, radiologia e anche della eliambulanza, che secondo il movimento dice una promessa non mantenuta anche per il servizio notturno, che proprio il caso di dire non è affatto decollato. Altri elementi cardine della protesta sono anche l'emergenza caldo e gli incidenti e sicurezza. Lo scorso 30 maggio, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell'ASL Foggia aveva detto che a seguito di un accordo con Ali Downio ci saranno due elicotteri, uno a Foggia e uno a Vieste, che potrà garantire interventi con maggiore tempestività e per la prima volta avrebbe assicurato il servizio nelle ore notturne. Si attende nelle prossime ore una presa di posizione del direttore generale dell'ASL dopo i fatti che stanno avvenendo nella cittadina garganica. Mimmo Siena, Speciale News.